and White Factory. E ciao ragazzi, sono io Samuele K300 e ad oggi ragazzi vi farò vedere un video su come sbloccare l'emoticon agente bananite. In pratica ho scoperto da pochissimi minuti che è un easter egg. Guardate un po' qua. Aspettate che... Ok, perfetto. Ovviamente sto registrando dal PC perché non ho avuto possibilità di registrare dalla Play. Quindi oggi diciamo che ci accontentiamo così. Allora ragazzi, vi spiego come ottenere questa emoticon distintivo banana. È molto molto particolare e adesso vi mostro esattamente come sbloccarla. Aspettate che sistemo due cose. Ok, dovremmo esserci adesso. Adesso dovremmo ufficialmente esserci. Adesso, ovviamente, come al solito dovete andare nella sezione agenti del pass battaglia e dovete andare sui vari, diciamo, personaggi agenti, no? Andiamo, il primo è Brutus, dove noi dobbiamo prendere tutta questa sequenza di sti cose. Quindi facciamo il primo, il secondo, il terzo e il quarto. Se notate qui c'è la bananita. Quindi appena vi spunta la bananita già avete completato il primo. Adesso andiamo con nitroglicerina. Dobbiamo andare a cliccare varie volte, ben tre volte, di questo coso. Dobbiamo aspettare che scoppia e potremo finalmente sbloccare appunto la roba. Ora di qua dovrebbe uscire bananita. Eccola qua, quella piccolina. Non so se vedete il mio mouse. È la bananita, diciamo, quella tipo della frutta, no? Quella succosa. Non è la vera bananita. Aspettate, ragazzi, devo aggiustare lo schermo di un botto. Che scusate, che io ho altre impostazioni per la Play, quindi adesso mi sta venendo complicato. Ok, anche se vedete i bordi neri, però ecco, diciamo che è meglio così a sto punto. Adesso andiamo a prendere i mouscolo. Quella di mouscolo è abbastanza facile, devo essere sincero. Dove dobbiamo solo spostare sta tizietta qua, sto gattino di giocattolo, e dove c'è il mio cursore del mouse, non so se lo vedete, qui spunterà bananita. Adesso io mi dovrei assicurare che... Ok, sì, si vede il cursore assolutamente, quindi posso procedere. Adesso qua io in realtà già l'ho sbloccato Mida, però non capisco perché mi dà sta animazione ugualmente. Onestamente, ragazzi, non lo so. Però comunque è sempre bello vedere un'animazione del genere, mi piace, è bella quella di Mita, onestamente. Comunque scusate un poco per i lag ogni tanto, però è diciamo un video abbastanza veloce, ecco, non è nulla di particolare. Ok, noi nella stanza di Mita dovremmo andare a prendere questo, non mi ricordo come si chiama ragazzi, insomma, il giradischi, ecco, non mi veniva. Dobbiamo andarlo a premere varie volte fin quando non si aziona da solo, esatto, e va a fare questa canzoncina. Adesso qua vedete spunta l'agente bananita. Comunque scusate, mi sono anche dimenticato di fare Sky con la fretta. Ok, dovremmo prendere appunto questo tavolo, diciamo, da gioco. Sì, è un tavolo da gioco. Dovremmo semplicemente schiacciare e appunto ci farà il tizio che si muove da solo. Adesso dovrebbe spuntare bananita da qualche parte, però non lo so. Ok, comunque voi i passaggi fateli in ordine, quindi Brutus, Nitroglicerina, Miauscolo, Sky e poi Mida. Dopodiché, ragazzi, vi darà la ricompensa, questa ricompensa. Come vedete, io già lo possiedo nel mio armadietto, perché onestamente ho fatto delle cose a caso, ho visto sul web sta roba, ed effettivamente è vero. Quindi, ragazzi, condividete il video con tutti i vostri amici e appunto ditegli che c'è questa emoticon che è molto molto rara, perché poi diventerà rara nella Season 3, che poi ovviamente non si potrà più sbloccare. Va bene ragazzi, speriamo che il video vi sia stato d'aiuto. Io sinceramente sono rimasto sbalordito e ci vediamo a un prossimo video.